vincente della Virtus Cusio, fermata oggi da un ottimo Feriolo. Dopo 6 minuti sono i padroni di casa a rendersi pericolosi, con Guglielminetti che con un bel tiro dalla distanza costringe Cattaneo alla deviazione in angolo. Al 34esimo episodio da moviola nell'area della Virtus Cusio. Angolo battuto in maniera perfetta da Stefanazzi per la testa di Moscattini, che supera Cattaneo. Il signor del notaro di Domodossola ravvede però un'infrazione e annulla il gol. Nella ripresa al 19esimo il gol del Feriolo. Guglielminetti recupera la palla a centrocampo e serve Cirigliano che offre un assist delizioso per Moscattini, che realizza da pochi passi il vantaggio dei padroni di casa. Gli ospiti provano a scuotersi, al 41esimo ci prova Lissoni, ma il suo tiro dal limite dell'area non comporta nessun pericolo per Tassini. Al 47esimo il pareggio della Virtus Cusio. Angolo dalla sinistra di Papa, serie di batti e ribatti in aria prima che Finetti trovi il varco giusto e realizzi il definitivo 1-1. Presidente Derudace del VCO. Questa gara è diventata una